Benvenuti alla terza lezione del corso divulgativo di Relatività Generale. Oggi arriveremo finalmente a parlare di spazio-tempo curvo. Prima di tutto, però, cerchiamo di capire un attimo di che cosa stiamo parlando quando parliamo di spazio-tempo. Consideriamo un grafico bidimensionale, il classico grafico XY, dove sull'asse delle X abbiamo una variabile e sull'asse delle Y abbiamo un'altra variabile. In particolare consideriamo un grafico appunto spazio-temporale. Metteremo sull'asse delle X lo spazio e sull'asse delle Y il tempo. In altre parole, noi ci troviamo in un mondo in cui lo spazio è a una sola dimensione e anche il tempo ha una sola dimensione. Il tempo ha comunque una sola dimensione anche nel nostro mondo tridimensionale, mentre in realtà che lo spazio abbia solo una dimensione è una semplificazione che ci serve per poter visualizzare le cose, perché non ci sono modi semplici di rappresentare su una lavagna uno spazio tridimensionale assieme al tempo. Avremo bisogno di un grafico quadridimensionale. Quindi questa è una semplice appunto semplificazione che ci permette di avere una visione delle cose. Consideriamo adesso una persona che si muove normalmente nello spazio. L'unica limitazione è appunto che questa persona si può muovere solo lungo una direzione, quindi può andare o verso destra o verso sinistra. Facciamo finta che una persona si trovi in questo punto. Che cosa significa da un punto di vista reale? La coordinata temporale di questa persona è 0 e la coordinata spaziale di questa persona è anche 0. Quindi possiamo immaginarci che questa persona abbia un orologio, ad esempio, al polso, e quando l'orologio segna l'ora 0, che potrebbe essere ad esempio la mezzanotte, questa persona si trova in un determinato punto dello spazio che noi chiamiamo 0. Ad esempio, al tempo 0 si trova a casa sua. Per prima cosa notiamo il fatto che anche se la persona rimane ferma nello spazio, quindi ad esempio se rimane ferma a casa propria, nel grafico spazio-tempo questa persona si muoverà in questo modo. In altre parole, il suo tempo comunque scorrerà e la persona non potrà fare nulla per impedire al tempo di scorrere, al proprio tempo di scorrere. Quindi una persona che rimane ferma costruirà questa traiettoria nello spazio-tempo. Adesso immaginiamoci che la persona prenda e cominci a camminare, quindi si muova nello spazio verso destra. Ovviamente mentre lo farà, supponiamo che lo faccia a velocità costante, dovrà anche aumentare il suo tempo, il suo orologio continuerà a scorrere sempre alla stessa velocità. Quindi una persona che si muove a velocità costante avrà una traiettoria nello spazio-tempo di questo tipo. Man mano che il tempo aumenta, anche il suo spazio aumenta e la persona percorre questa traiettoria. Naturalmente, se una persona è più veloce, allora significa che nello stesso tempo, quindi qui, avrà percorso più spazio. Ad esempio, sarà arrivata qui. E quindi questa seconda linea rossa che ho fatto rappresenta una persona che si è mossa più velocemente. Quindi adesso abbiamo imparato a interpretare le traiettorie nello spazio-tempo. Pensiamo a qual è una velocità che è importante in relatività. Naturalmente viene in mente la velocità della luce. Quindi cerchiamo di capire un attimo la costanza della velocità della luce come si traduce su questo grafico. Supponiamo quindi di avere un omino che a un certo punto decide di mandare un raggio luminoso in uno dei due versi. Ad esempio, supponiamo che abbia una torcia in mano e mandi appunto un raggio luminoso verso lo spazio positivo. Questo raggio luminoso si muoverà alla velocità della luce, quindi avrà una traiettoria di questo tipo. Anche il raggio di luce avrà una sua velocità, che è data da un rapporto tra spazio percorso e tempo impiegato, quindi si formerà una retta nello spazio-tempo. Naturalmente questa inclinazione non è in scala con le linee che ho tracciato prima, perché la velocità della luce è molto molto alta. Adesso supponiamo che l'omino mandi un altro raggio di luce nella direzione opposta e supponiamo che lo faccia in modo da mandare due raggi di luce contemporaneamente. In questo modo il secondo raggio di luce farà una cosa del genere. Quindi l'omino che manda due raggi di luce con due torce contemporaneamente, uno verso destra e l'altro verso sinistra, nello spazio-tempo si traduce in questo modo. Supposto che a un certo punto lui mandi due raggi di luce,
Queste sono le traiettorie dei raggi di luce nello spazio-tempo e vediamo che traiettoria può avere l'omino nello spazio-tempo. Allora, sicuramente se lui rimane fermo percorrerà una traiettoria di questo tipo. Il suo tempo aumenterà. E qui apro una piccola parentesi. All'interno dello spazio-tempo ci sono dei punti di non ritorno. E questo è un concetto molto importante perché si legherà poi col concetto di orizzonte degli eventi quando parleremo dei buchi neri. Di che cosa sto parlando? Allora, se l'omino rimane fermo, quindi se lui non fa nulla, il suo tempo aumenterà automaticamente e lui non può fare nulla per impedirlo. Adesso supponiamo di avere una barriera che indichiamo così. La barriera potrebbe essere ad esempio un orario. Ad esempio questa barriera sono le ore 15. Facciamo finta che questa barriera siano le ore 15:00 del 26 febbraio 2018. Un concetto fondamentale è che questa barriera può essere attraversata solo una volta e solo in un verso. In pratica l'omino, prima o poi, e non potrà fare nulla per impedirlo, arriverà qui, attraverserà la barriera delle ore 15 del 26 febbraio 2018 e una volta che l'avrà attraversata non potrà mai più tornare indietro. Adesso qui sembra una banalità perché stiamo parlando solo di un orario ed effettivamente l'ora va avanti, l'abbiamo deciso noi, sembra un po' una convenzione ed è ovvio che non possiamo tornare indietro. Ma in realtà questo è un concetto che avrà delle conseguenze molto più profonde quando appunto parleremo di spazi-tempi curvi, in particolare di buchi neri e di orizzonti degli eventi. Esistono delle barriere nello spazio-tempo che possono essere superate solo in un verso e solo una volta, dopo non si può più tornare indietro. Detto ciò, cerchiamo di descrivere in quali diversi modi si può muovere l'omino all'interno dello spazio-tempo. Sicuramente lui può mettersi a camminare o ad esempio salire in macchina, andare in autostrada a 130 all'ora. In questo caso percorrerà una traiettoria di questo tipo, ad esempio. Ma adesso proviamo a pensare un attimo che cosa significa che l'omino percorre questa traiettoria. Che cosa significa questa intersezione con la linea rossa? Se noi adesso consideriamo questo istante di tempo, il fatto che l'omino abbia attraversato la linea rossa significa che, ad esempio, a questo tempo la luce ha percorso un certo spazio ed è arrivata fin qui, quindi fino a qua. Mentre l'omino, nello stesso tempo, è arrivato fin qui, quindi ha percorso più spazio della luce. E questo evidentemente non è possibile, proprio per il fatto che la velocità della luce è la velocità massima raggiungibile per qualsiasi informazione e in particolare per qualsiasi oggetto dotato di massa. Quindi una traiettoria di questo tipo non è possibile. In altre parole, quando si muove nello spazio-tempo, l'omino non può mai uscire da questo cono di luce. Il cono di luce futuro di P. Quindi abbiamo imparato una cosa importante. P, quando si muove all'interno dello spazio-tempo, non può mai uscire dal proprio cono di luce futuro. Adesso che abbiamo chiarito questi concetti che sono assolutamente fondamentali per poter parlare di spazio-tempo in relatività, cerchiamo di andare un po' avanti e cerchiamo in qualche modo di descrivere dei fenomeni che riguardino la gravità. Supponiamo di avere due masse, che chiamiamo ad esempio M1 ed M2, all'interno dello spazio. Quindi siamo lontani da qualsiasi sorgente di gravità, siamo nello spazio aperto e supponiamo di avere due masse. Adesso supponiamo di lasciarle lì ed osservare il loro comportamento. Secondo la relatività ristretta non esiste la gravità, quindi per adesso non abbiamo nessun modello che in qualche modo possa spiegarci la presenza di gravità. Quindi c'è una discrepanza tra quello che viene previsto da un normale grafico spazio-temporale di questo tipo e quello che poi osserviamo. Perché infatti se noi non facciamo nulla, quindi se le due masse sono ferme, secondo questo grafico loro rimangono ferme. In altre parole, il tempo scorre e la massa 2 si muove in questo modo e allo stesso modo si muove anche la massa 1. Se noi aspettiamo un tempo più lungo, secondo questo grafico non dovrebbe succedere nulla. Mentre invece, se noi effettivamente
osserviamo due masse reali nello spazio, possiamo notare che c'è una forza gravitazionale, almeno quello che noi osserviamo è che le due masse si avvicinano tra di loro. Interpretiamo questo classicamente come forza gravitazionale. In effetti, quello che noi osserviamo è una cosa del genere. Le due masse si avvicinano tra di loro e a un certo punto si incontrano semplicemente perché noi diciamo che c'era una forza gravitazionale che le attraeva. Il problema è innanzitutto che il concetto di forza gravitazionale abbiamo già visto non essere compatibile con la relatività ristretta. Inoltre, in questo grafico non si prevede in alcun modo che le due masse si incontrino, perché il comportamento previsto è quello dettato dalle linee blu. Quindi in qualche modo ci deve essere un problema nel nostro modello. Ed è qui che entra in gioco finalmente l'idea brillante di Einstein. Lui si è immaginato che lo spazio-tempo stesso, in presenza di gravità, fosse curvo. Che cosa significa a questo punto spazio-tempo curvo? Per prima cosa guardiamo com'è lo spazio-tempo di cui abbiamo parlato fino adesso. Possiamo dire che questo spazio-tempo è piatto, fondamentalmente e diciamo banalmente perché siamo riusciti a disegnarlo su una lavagna che è piatta. Cerchiamo adesso, con un piccolo sforzo di immaginazione da parte vostra, di disegnare questo stesso grafico però su un background, quindi su una base che invece sia curva. Una delle curvature più semplici che può venire in mente è la superficie di una sfera. E qui ovviamente facciamo delle semplificazioni. Quando consideriamo una sfera, consideriamo una curvatura molto banale. Dal punto di vista poi della relatività generale, le curvature di cui si parla sono molto più particolari. A questo punto cerchiamo di ambientare il nostro grafico che abbiamo disegnato prima su questa sfera. Verrebbe fuori una cosa del genere. Adesso cerchiamo di rimettere le due masse all'interno di questo spazio-tempo che, appunto, vi faccio notare, effettivamente è curvo. Si trova su una superficie curva, si trova disegnato su una superficie curva, quindi lo spazio-tempo rappresentato in questo modo è curvo. Abbiamo sempre M1 ed M2. E adesso, come al solito, lasciamole lì e osserviamo che cosa succede da un punto di vista del grafico spazio-temporale. Se passa poco tempo, noi fondamentalmente osserveremo questo. La massa M1 va avanti nel tempo e anche la massa M2 va avanti nel tempo. Per adesso il grafico ci dà un comportamento delle due masse che è praticamente analogo a quello osservato precedentemente sullo spazio-tempo piatto. Abbiamo le due linee che vanno praticamente parallelamente l'una rispetto all'altra. Ma adesso, se noi aspettiamo un tempo più lungo, quello che osserviamo è questo. A causa della curvatura, le due masse M1 ed M2 effettivamente si avvicinano, nel senso che a questo tempo qui la loro distanza è diminuita rispetto all'inizio. Quindi le loro traiettorie, per il fatto di trovarsi su uno spazio-tempo curvo, fanno in modo che nella coordinata spaziale le due masse si avvicinino tra di loro. Quello che abbiamo ottenuto è molto importante. All'inizio, quindi ad esempio qui dentro, in questo rettangolo blu, tutto è abbastanza analogo rispetto al caso precedente, quindi al caso di spazio-tempo piatto. Più noi però andiamo avanti nel tempo e più noi guardiamo globalmente tutto, quindi noi ci allontaniamo e guardiamo globalmente cosa è successo, ci accorgiamo che le due masse M1 ed M2 si sono avvicinate. Ed è proprio quello che noi osserviamo sperimentalmente. Infatti, queste linee rosse sono esattamente le linee rosse che sperimentalmente venivano fuori quando abbiamo considerato lo spazio-tempo piatto. Quindi, descrivendo la gravità come curvatura dello spazio-tempo, siamo riusciti a osservare un fenomeno che effettivamente è un fenomeno gravitazionale, di attrazione tra le due masse. Ed è una conseguenza del tutto naturale della considerare lo spazio-tempo come se fosse curvo, ok? Quindi è una cosa naturale, non ha bisogno di forze aggiuntive o descrizioni aggiuntive. Queste non sono altro che le rette, però sullo spazio-tempo curvo, che si chiamano anche geodetiche. E ora cerchiamo di ricollegarci con lo scorso video, quindi col secondo video, quello in cui abbiamo parlato del principio di equivalenza. Il principio di equivalenza ci dice proprio che noi, se osserviamo il sistema da vicino, quindi se guardiamo dentro questo rettangolino,
noi vediamo uno spazio-tempo che approssimativamente è piatto. Ma se ci pensate, questo vale anche sulla superficie terrestre. Noi sappiamo che la Terra è sferica, ma se noi ci troviamo in un campo da calcio o in una piazza, possiamo approssimativamente considerare la superficie come se fosse piatta, perché siamo in una zona abbastanza piccola. Più noi aumentiamo la superficie che stiamo considerando, più la curvatura della Terra effettivamente diventa importante e da un certo punto in poi è impossibile approssimarla a una superficie piatta. Stessa cosa qui. Noi se guardiamo localmente, e vi ricordo che questo termine localmente entrava in gioco anche nel principio di equivalenza, nell'enunciato del principio di equivalenza, allora localmente noi vediamo lo spazio-tempo come se fosse piatto e vediamo le due masse che approssimativamente seguono un comportamento che dovrebbero avere in assenza di gravità. Ma se noi ci allontaniamo e guardiamo globalmente il sistema, osserviamo che ci sono degli effetti gravitazionali. E il principio di equivalenza ci dice che in ognuno di questi punti, dove effettivamente c'è la gravità, quindi ad esempio qui, ma anche qui, ma anche qui, ci sono sempre dei sistemi che localmente obbediscono alla relatività ristretta. Noi potremo sempre trovare anche qui un piccolo sistema che localmente è inerziale, quindi che localmente possiamo considerare come se fosse piatto. Il problema è che il sistema che localmente è inerziale qui non lo è qui, perché i due rettangoli sono disgiunti. La relatività generale ci spiega poi come riuscire a passare da uno all'altro. Quello che ci permette di passare da uno all'altro è un oggetto matematico, si chiama connessione affine, quindi lì poi si va sul tecnico, però il concetto è sempre questo. Incurvare lo spazio-tempo ci aiuta a riuscire a introdurre i fenomeni gravitazionali. Noi possiamo però sempre considerare sistemi localmente piatti, quindi spazi-tempi localmente piatti, in cui noi possiamo usare la relatività ristretta, poi ci allontaniamo e ci accorgiamo che in realtà c'è una curvatura e a quel punto si utilizzano le tecniche della relatività generale. Spero di essermi spiegato, questo video è stato abbastanza lungo e soprattutto immagino che abbia lasciato aperti molti interrogativi, quindi non esitate, scrivete pure commenti, sarò ben felice di rispondere a eventuali domande. Spero però che sia chiaro come mai l'idea di uno spazio-tempo curvo serve ed è necessaria per spiegare i fenomeni gravitazionali. Quello che viene fuori è proprio che in relatività generale la gravità viene descritta come una curvatura dello spazio-tempo. Grazie per aver guardato e ci vediamo al prossimo video, in cui parleremo delle conseguenze dovute al fatto che lo spazio-tempo effettivamente è curvo.